Ciao, buongiorno e benvenute nel mio nuovo What I Eat in a Day numero 4. In questi tre passi ho voluto raccontarvi una giornata normale, una giornata però all'insegna sempre del mi piace, mi fa bene. Quindi vi mostrerò come non è veramente così complicato mettere in tavola un pasto, una colazione, un pranzo e una cena di tutto rispetto, senza faticare chissà come, insomma, con qualche astuzia. Io vi auguro buona visione, fatemi sapere se il video vi piace, condividetelo, se vi va iscrivetevi al canale. Ciao, un bacione e alla prossima! Ed eccoci qua al momento del risveglio. La prima cosa che faccio è bere un bicchiere di acqua calda con il succo di mezzo limone spremuto, che non sempre mi va. Oggi mi andava e quindi questo è quanto. E chi di voi già mi segue su Facebook, sui social, insomma su Instagram e gli stories, saprà che la mia colazione più tipica è il porridge che oggi ho preparato di avena. Potete utilizzare anche altri fiocchi di cereale, quindi quello di riso integrale, di miglio, eccetera. Io ho messo i fiocchi all'interno di un pentolino, ho aggiunto un cucchiaino di cacao amaro, un cucchiaino di semi di lino macinati, e mezzo cucchiaino di cannella e un po' di vaniglia, un terzo di cucchiaino circa. Comunque trovate tutte le dosi in fondo e mescolate il tutto. Questo è il mio latte di nocciolo e cocco che ho preparato, buonissimo. Se volete la ricetta fatemelo sapere e la prossima volta magari la pubblicherò. E io dolcifico il tutto come sempre con la frutta disidratata, in questo caso ho utilizzato due grossi datteri Medjool. A volte trito, diciamo in alternativa, non so, dei fichi secchi oppure dell'uvetta o delle albicocche secche, ecco. Ho portato bollore, ho mescolato per 5 minuti cuocendo e niente, poi dopo ho lasciato riposare altri 5 minuti. Ho trasferito in una ciotola e ho farcito con mezza banana a fettine, delle bacche di aronia, delle nocciole. Potete scegliere voi la farcia preferita. Ed eccoci arrivati al momento del pranzo. Nel mio piatto mi piace mi fa bene creato da Ramina Lab, vi lascio i riferimenti nell'info box, ho messo un pane arabo che avevo preparato, fatemi sapere se vi interessa la ricetta e magari farò un video dedicato. Ho messo delle lenticchie che avevo già preparato in anticipo, dell'insalata, un po' di cavolo cappuccio stufato, un po' di cipollotto, dell'arancio e del ketchup senza zucchero che preparo da sola, poi una spolverata di pepe e un po' di olio extravergine d'oliva e buon pranzo. Per merenda mi sono affettata un arancio e poi ho mangiato anche del cioccolato fondente che qua non vedete perché appunto l'ho mangiato. Ed eccoci arrivati alla cena. La cena, dunque, ho preparato uno stufato di fagioli neri che ho precedentemente ammollato. Anche di questa ricetta trovate naturalmente tutti i dettagli in fondo e sul mio blog anche. E dunque, comunque, sommariamente ve la riassumo: ho versato un goccio di olio, un po' di aglio, ho messo un po' di zenzero tritato, del cipollotto, e due carote, una cossa di sedano che ho aggiunto dopo perché qua mi ero dimenticata, poi ho insaporito con del curry, del peperoncino. Ecco, questi sono i fagioli neri che ho lasciato in ammollo una notte intera. Ho versato dell'acqua già bollente così per accorciare un po' i passaggi, poi ho aggiunto un pizzico di sale marina integrale. Ecco, ricordate come regola base che per ad esempio 200 grammi di fagioli neri ci vorranno 3 parti di acqua, quindi 600 grammi, ed è sempre più o meno vale così per tutti, vale la stessa regola per tutti i legumi. Nel frattempo, mentre si cuociono i fagioli a pressione circa 40 minuti in pentola a pressione dal momento del soffio, io mi cuocio anche una patata dolce ricca di beta carotene, meno glicemica della patata classica. Dunque, poi mi preparo una salsa di accompagnamento con la pasta di sesamo tahin, un cucchiaino di pasta di sesamo, un cucchiaio di acqua, il succo fresco di mezzo limone, un pizzico di sale semplicemente, poi mescolo. Ecco, vi potete trovare in una prima fase dove gli ingredienti non si amalgamano, poi se insistete un attimino riuscite ad ottenere una salsa. Nel mio piatto Ramina ora vado a comporre la mia cena, composto da insalata e radicchio, della quinoa che avevo precedentemente cucinato, ricordate di lavare sempre la quinoa perché contiene saponine che danno un gusto amarognolo, un po' di fagioli, ne bastano pochi, più o meno 2 cucchiai, metto un po' di patata dolce e vado a condire il tutto con un po' di olio extravergine d'oliva, se volete del pepe, e un po' della salsa tahin che secondo me è molto buona e sta molto bene con le verdure, con i legumi e con i cereali.
Bene, questo è quanto. Poi alla fine per ornare e per insaporire ulteriormente il mio piatto ho aggiunto delle foglioline tritate di sedano. Siamo giunti al termine di questo nuovo What I Eat in a Day. Spero che vi sia piaciuto. Io sono stata contenta di condividerlo e per quanto mi riguarda mi piace e mi fa bene. Ciao, alla prossima!